Ragazzi, 30 anni, magica, 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 magica età. Io sto invecchiando alla velocità della luce. Me ne rendo, vero? C'è gente più anziana che dice, faccia di merda. però è vero, ma perché non c'entra niente con l'età, è concentrato in quanto tu sei vecchio o meno dentro di te, ok? Io ho 30 anni e inizio a soffrire dei disturbi che dovrei avere a 75 anni. Cioè, per esempio, quando sono in treno, io non sopporto di sentire le persone che parlano a voce alta. È una cosa che mi dà molto fastidio. Prendo spesso il treno che da Milano va a Roma, direzione Napoli, e mi capita spesso... razzisti. Mi capita spesso che entrino le persone che hanno un volume di voce, diciamo, un po' più colorito di quello nostro, mio in particolare. L'altro giorno in treno è entrata una ragazza e stava parlando con la madre al cellulare, delicatamente, proverò a ripetere quello che ha detto, no, era questo. Yeah, ma come sciava? No, sciava, fammela nella merda! Mo sto tornando a Napoli, soltanto per... stai andando da Milano a Napoli, il problema sarà quando arrivi, non quando parti. Uno, parte il fatto che comunque le persone più fastidiose in treno di solito sono i cinghialoni che fanno il business alle 7 di mattina. Molto peggio, molto se cercare di dormire di mattina c'è gente che sta di fianco a te e dice allora, vuoi che stai tutto a posto? Senti, no, sto facendo un po' di business. Sono le 7 e un quarto, che cazzo stai facendo? No, perché allora, no, certo, quindi amore hai preso tu la macchina, va bene, dai, parliamone ancora 3 ore che siamo... Prima che arriviamo a Milano io sono troppo grande, cazzo, faccio troppo business! Che cazzo di business fai se sei in economy, faccia merda! C'era questa ragazza che mi stava urlando nelle orecchie tutta la sua vita in una lingua molto difficile da comprendere, per fortuna. Però ho detto, cazzo, ma Luca, cioè, mettiti le cuffiette, ce le hai apposta, non rompere i coglioni, lascia, ma che ti frega, che ti frega? E ho detto, a ragionare sul fatto che io ho un sacco di piccole manie da persona anziana, tipo, ragioni in lire, ancora, faccio colazione, se 2,60€, di cazzo, sono 5.000 lire, ce l'ho. Spesso... C'era un genere musicale che si chiamava Tectonic qualche anno fa, io la chiamavo la Tectonic. mi è capitato di ordinare nella mia vita dei gin tonic, non sto scherzando, e queste sono cose che ti pesano. Cioè, ho iniziato a ragionarci qualche giorno fa, mi sono ubriacato, vorrei dire che non quelle classiche situazioni del comico, mi sono ubriacato come un matto. No, ho bevuto una birra, un gin tonic, a stomaco pieno, distrutto, una merda. Mi sono svegliato la mattina dopo e ho detto, beh, adesso vomito perché non ho altra scelta, e sono andato a vomitare. Per me vedere le persone che vomitano è una delle cose più divertenti del mondo, fa morire da ridere, perché tu vedi un essere umano che si trasforma in un velociraptor. La cosa più divertente è quando dopo che stai vomitando ti guardi allo specchio. Mi fa molto ridere, fa molto molto ridere. ho vomitato e ho detto, non è possibile, mi si è disidratato in questo modo. E effettivamente è vero, io non reggo nulla, nulla di nulla. Ho passato un sacco di tempo a fumarmi un miliardo di canne, è stato uno dei periodi più belli della mia vita, perché sentivo questa voce dentro di me che mi diceva, Luca, sparati tutto in erba, tanto paga tuo padre. Poi ho fatto la mia prima fattura e quella voce è cambiata, è diventata la voce delle paranoie che mi insultano e mi dicono che sono una merda. Ognuno sentirà la sua voce, quella che sento io è quella di Alessandro Siani, il comico napoletano, non so se avete presente. E tocco appena una canna e inizio a sentire, Luca, tu sei una merda, tu devi morire, pezzo di merda, hai scherzato su quella ragazza partenopea? Perché non gli dici che quando stavi fatto volevi fare un musical su Stefano Cucchi? All'ordine che sparano a tutti quanti, faccia di merda, tutto questo dentro la mia testa. Sì, calma, dammi il portafoglio, Luca. Bello. Scusa. Non posso più fumarmi le canne, è stato un periodo bellissimo nella vita, ma non riesco più. No, veramente, se adesso mi fumo una canna, saluto i miei amici, vado alla Brico, compro una sedia, un cappio e mi uccido. E faccio prima, non c'è nessun tipo di problema.
Non posso toccare quello. Cocaina, beh, Milano si sa, no? Grande prodotto. Fatture, figa, cocaina. Infatti sono andato a vivere a Roma perché con tutte e tre. Però vivendo a Roma, frequentando un po' l'ambiente, no? Sceneggiatori, attori, cose così, ogni tanto dici, ma sì, facciamo la mattata, vediamo che succede. Una volta ero a Roma con un amico, eravamo a ballare in una specie di discoteca e lui mi ha detto: ah sì, ma se vediamo una roba troppo forte, sei divertito. Io non ho un approccio proprio da figo che ci sta dentro, ok? Cos'è che ci prendiamo? La droga? Ok, vai, ok, grande. Allora, sì, non parlare, fida di me. Sì, vabbè, ma cos'è che prendiamo? Dimmelo, quella che va per il naso su dei grandi, eh? Ah, sì, se pigliamo un anestetico per cavalli. Eh? Un che? Sì, la chetamina è troppo figa. Un anestetico per cavalli. Non mi ero accorto che ci fosse un cavallo che stava spacciando dentro la discoteca. E no, veramente, la chetamina è un anestetico per cavalli che prendono le persone. L'avrei scoperto lì a pochi minuti. Mi chiedo il giorno in cui un fantino ce l'aveva in mano, ha guardato il cavallo. Ti vedo troppo calmo, Varenna. Forse è meglio che questo anestetico lo prenda io. Ma insomma, gli ho chiesto: che effetto ti fa? Che effetto ti fa? Mi ha detto: ah sì, ti scioglie la spina dorsale, ti scioglie tutto. Ah, ti scioglie, diventi tipo Adriano Celentano. Madonna, sì, sei troppo sfigato, non usciremo mai più insieme. Ok, l'abbiamo presa e effettivamente ti scioglie la spina dorsale. Ha detto: ah, fantastico, che effetto. Se non che però l'effetto successivo era che ti spezzava il sistema simpatico. Significa che io non avevo più alcun controllo, zero controllo, su tutte le azioni automatiche, diciamo, del mio corpo. Quindi improvvisamente ero diventato un maglione gettato a terra. Senza averlo chiesto a nessuno. E devo dire a tutto il mio corpo: tira sulla spalla, apri gli occhi, non guardare. Cuore batti, non ti dimenticare il cuore batti. Ok, continua il cervello a dire cosa fa. Tutto questo mentre cantavo Il ragazzo della via Gluck. Difficilissimo. E l'unica cosa che volevo fare è stato uscire dal locale. I miei amici mi hanno detto che ci hanno messo 10 minuti a fare 6 metri. Uno spazio incredibile. Ho aperto la porta e ho vomitato. Ho vomitato tutto. Uno degli altri effetti che ti fa questa droga è che esci dal tuo corpo. Quindi c'ero io che vomitavo e di fianco a me stesso, con Alessandro Siani. Devo dire, buono sto cocktail, devo dire, non male. È divertente vedere una persona vomitare, sì, ma per 5 secondi. Al sesto secondo che guardi. E ho iniziato a vedere lui e me stesso, Siani, me stesso che mi vomitavano dentro l'anima. Quindi io ho chiuso completamente con le droghe, completamente. E l'unica di cui mi faccio è quella vera degli anziani, cioè avere platealmente ragione. Chiaramente. Sì, quando sei in treno, c'è una ragazza che sta parlando, tu senti quella tensione che ti monta. Senti tutto il corpo che... Sono andato verso questa ragazza e ho detto: adesso mi faccio una botta, guardatelo. Scusi, non è che gentilmente potrebbe abbassare la voce?